nei corsi di formazione molto spesso il lavoratore o ha una conoscenza bassa o anche assente sul casco. Caschi bianchi sembrano la stessa cosa, però abbiamo un casco da lavorazione classico e un casco per lavoro in quota. L'ergonomia è diversa, ma perché? Perché sono diversi i rischi tra caduta, urto. Spesso i lavoratori non sanno che il casco ha una scadenza perché è plastica, quindi sono i 5 anni, poi non sanno come si legga. Il nostro compito, anche qui alla scuola edile, è nei corsi base anche per lavoratori insegnare questo. Oppure il fatto che i caschi sono più diversi, questo addirittura ha un cordino molto importante perché questo evita che io, sporgendomi, il casco mi cada, cosa che spesso il casco classico non riporta. Gli accessori, sapere anche la qualità del casco quando lo compro, la protezione diversa che danno alla nuca. Ecco perché il casco per chi fa questi lavori non può avere la visiera, perché deve avere sempre il massimo campo di visibilità. Mentre questo, il casco per cantiere, per officina, per lavorare sotto un carro ponte, ha una visiera diversa. Le venature per scaricare energia su tutto il cranio, non solo su un punto. E anche sapere dentro quanto deve essere integro. La testa non può toccare la calotta del casco, altrimenti l'urto, l'energia sarebbe eccessiva. Anche soltanto veramente saperlo gestire, saperlo scegliere. Questo è fondamentale. Logicamente il lavoratore non valuta il rischio, perché non è il suo compito, ma anche poter comprare sotto un'indicazione del datore di lavoro, comprendere se il casco che mi stanno vendendo è corretto o meno.